qui! Sono iene. Mi servono tutte le medicine che hai. Mettilo giù! Calmati! Forse può abbassare! Che cazzo! Alice! Lev, abbassa l'arco. È ok. Abby, chi sono questi? Mi hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Lei è Yara. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro. Sdraiala. Lo senti? Yara. No. Pensavo di lavarlo e di ricomporre. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che va amputato. È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Ma ora la teoria conta poco. Abbiamo coltelli e fuoco. Puoi cauterizzare. Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale e impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi lupi? Può resistere 2 ore? Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio? Quei ponti sono pieni di iene. Sì, ma girano solo in piccoli gruppi. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Lev. Che lei possa guidarmi. Che lei ti protegga. Abby. Abby. Ehi. Cosa? Mi hai preso le chiavi. Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Lei è appena arrivata. Ok. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quello. Ma a me sì. Quale? Sai quello che fai, spero. Come si chiama? L'uomo. Owen. Mel. Owen. Abby. E il cane è Alice. Ah, non mi piacciono i cani. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro.
fino a quei palazzi altissimi. Poi toccherà a te fare da guida, ok? Il percorso parte dal fiume in tempesta. Da lì in poi so dove andare. Quei ponti ci aiuteranno a superare le rapide? Sì. Tutte? Sì. In un paio d'ore? Non sto mentendo. Ok. Ok, lo vedo. Che succede se non portiamo le scorte alla tua amica? Dovrà operare con quello che riesce a trovare da Owen. E non sarebbe un bene. Credi che Yara ce la farà? Se recuperiamo le scorte, sì. Buone possibilità. Anche i nostri cani giocano a carte, sai? Ho 13 anni, non 8. Dall'altezza avrei detto 8. Di solito stai simpatica agli altri. No. Cos'è la sindrome compartimentale? Se nei muscoli si sviluppa troppa pressione, il sangue resta bloccato nei tessuti. Tessuti? Una specie di pelle dentro al corpo. Come sai queste cose? Conosco diversi dottori, come me. Vediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Serafiti. Non lo so. E sei pronto ad affrontarli? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Attento ai vetri. Che
Oh, cazzo. Tutto ok? Sto bene. Sicura? Sto bene, ho detto. Ci stiamo avvicinando al palazzo. Dovremmo procedere a zigzag. Quando siete scappati esattamente? 2 giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Oh. E in effetti... Grande. Bene. Oh. Quando hai imparato a usarlo? L'arco? Da piccolo. Sei in gamba? Mai quanto Yara. Perché l'hanno ridotta così? A volte siamo orribili. Mia mamma lo diceva. Dei lupi. E non sbagliava. Ho paura per lei. Perché? La accuseranno per quello che ho fatto.
Merda! Chi è? Non lo so. Non è un lupo. Saremmo migliaia. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Certo. Siamo nel posto giusto. Sì, da questo palazzo si arriva a quello accanto.
Ma che cazzo? Sai che è troppo per me, vero? Puoi fare il giro se non vuoi saltare. No, che non voglio. Soffriva di vertigini. Non vuol per lui. Eccoci. Seguimi. Quanto dobbiamo salire? Andrà tutto bene. Tantissimo, vero? Sbruffone. Non è difficile. Perché non ne sapevo niente? I lupi non guardano su. Come sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati, ma noi troveremo sempre un modo per aggirarvi. Puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. Merda. È Lily! Dovevi sparire per sempre, Lily! Lì a sinistra! Tutto ok? Sì. Ti aiuto. Ce la faccio. Hai sentito come mi chiamavano? Sì. Vuoi chiedermi perché? Vuoi che ti chieda perché? No. Ok.
Wow. L'hanno fatto le iene? Serafiti. Ok, devo ammettere che... è piuttosto fico. Cos'è fico? Tipo... notevole. Forte. Proteggile. Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone. In modi inspiegabili. Ha fatto esplodere camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Hai letto i suoi scritti? Una scorsa rapida. Ti farebbero bene. Certo. Dammi un secondo. Stavolta vado per prima. Ok, seriamente, fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora... vive con l'oracolo. È morto con coraggio. Sarete orgogliosi. Lo siamo, grazie. Gli anziani ci hanno offerto un altro bambino. È un grande onore. Elizabeth sembra felice, ma forse non è ancora pronta. Gli anziani sanno cos'è meglio. Andrà tutto bene. Sì, certo. Sopra di noi, un arco. Ah!
Ora dove andiamo? Fammi indovinare. Su. Sì. Tira giù quella porta. Sì, tu corri più veloce. Porca troia. E senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che batte, sono tutti segnali di rafforzamento. Quando hai paura, pensa che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare il pericolo. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Parola di oracolo? Sì. Vi facevo contrari all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni, soprattutto per i soldati. Troppo comodo. Continui a seguire l'oracolo anche se i fedeli vogliono ucciderti in suo nome. Lei non avrebbe approvato. I suoi scritti ripudiano la violenza. Beh, dillo ai tuoi amici. Finché era viva, non abbiamo mai impiccato o lapidato nessuno. Hanno preso le sue parole e le hanno travisate. Leggi i testi. Ok. C'è vento qui. Che cazzo è quello? Ecco il ponte. Lev. Seguimi. Cazzo. Un passo alla volta. Voi lo usate abitualmente? Sì. È una cazzata. Ma no. Cioè, non è il tragitto più comune. Oh mio Dio.
guardare in basso. Merda. Oh, cazzo. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Fico. Esatto. Cosa? Lascia perdere. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, leva adesso! Sembravate strani. Vai e basta. Mi concedi un secondo di autocelebrazione? Non ancora! Vieni, Lev, voglio abbracciarti. Tra un attimo cambierai idea, credo. Ma che cazzo, Lev? Andrà tutto bene, guarda me! Merda! E non citarmi l'oracolo. Non mi spaventa l'altezza. Cosa allora? L'oceano. I cani. Porca troia. Oddio. Ci siamo quasi. Merda. Guarda, da qui si vede l'ospedale. Oh cazzo! Oh cazzo! Concentrati su di me. Non ce la faccio, Lev. Non posso. Sì che puoi. Non posso. Fidati di me, dai. La vera forza. La vera forza. La vera forza. Forza, ci sei quasi. Puoi farcela. Tieniti! Tirami su! Tirami!